Croce gialla di Ancona, tra le prime ad arrivare sul cratere del terremoto ad agosto del 2016. Ricostruzione, il commissario Castelli assicura, faremo presto e bene, strategico il patto stretto con i sindaci. Macerata, dopo le violenze, il comitato per l'ordine e la sicurezza stringe le maglie, il procuratore assicura, nessuna emergenza. Il ROF chiude i battenti di una edizione da record, numeri mai visti, la conferma della formula di successo. Buonasera, bentrovati per questa seconda edizione di All News. Oggi ricorre il doloroso e triste anniversario della scossa di terremoto che alle 3.36 nel 2016 devastò i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. La protezione civile della Croce Gialla di Ancona fu tra le prime colonne ad arrivare sul posto, dove per la prima volta, tra l'altro in Italia, ha operato anche l'ambulanza veterinaria in assistenza dei cani molecolari. Claudio Comirato ha raccolto la testimonianza di chi fu tra i primi soccorritori ad arrivare in quello scenario di devastazione. Sentiamo. La prima chiamata qualche minuto prima delle 5 e le prime indicazioni non lasciavano traparare nulla di buono. Da qui la decisione di muovere con la colonna mobile, direzione Arquata del Tronto. Queste le indicazioni fornite dalla Protezione Civile regionale. In poche ore la terza struttura, proprio ad Arquata del Tronto, era pronta, così come era operativa la cucina da campo, in grado di sfornare 1000 coperti. Il 24 agosto, per i volontari della Croce Gialla di Ancona, ma anche per l'intero personale dell'ANPAS, riconducibile anche ad altre pubbliche assistenze, non sarà mai un giorno qualunque. È stata abbastanza importante come terremoto, lo sapete tutti, nel senso che ci ha subito colto d'improvviso e abbiamo cercato di fare il possibile. Fortunatamente in questo caso il sistema ASUR ha messo in moto anche il sistema sanitario veterinario e quindi siamo intervenuti con l'ambulanza da veterinaria nostra della Croce Gialla di Ancona con un punto di riferimento dell'AST, dell'area vasta, diciamo ASUR, e in quel momento abbiamo provveduto anche a tutto quello che è il sistema animale, quindi di tutte le gregge, di tutti gli animali in casa, quindi abbiamo sia portato da mangiare che messo in cura gli animali in difficoltà. Arquata del Tronto, è lì che è stata posizionata il campo, la cucina mobile. Quante ore sono state necessarie per poter attivare l'intero sistema? Ma diciamo che in un paio d'ore sicuramente instauriamo immediatamente la cucina, con i vari problemi che ci sono di corrente o di acqua eventualmente, ma risolvibili grazie alla Regione Marche. E in questo caso un paio d'ore già la prima cosa che si mette in campo è proprio la cucina per dare da mangiare e bere agli sfollati. A distanza di anni il 24 agosto sarà sempre una data particolare per i volontari della Croce Gialla e non solo? Ma sicuramente sì, perché abbiamo passato anche molto tempo laggiù, quindi fa parte di noi, diciamo. Bene, orgoglio nelle parole di questo soccorritore. Oggi però a fianco al ricordo e alla commemorazione c'era anche il tema parallelo della ricostruzione, della ripresa economica delle zone appunto nel cratere. Stamattina abbiamo intervistato nella prima edizione di All News il senatore Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e ricostruzione. Ecco, adesso vi proponiamo alcuni passaggi salienti del suo intervento. L'obiettivo che abbiamo assunto e che vogliamo conseguire è quello di procedere presto e bene con la ricostruzione e soprattutto di fare in modo che nel tempo ancora necessario a ricostruire le case sia possibile anche mantenere un flusso economico e sociale utile ad allontanare il rischio che una volta ricostruite le case rimangano drammaticamente vuote. Questo è il vero obiettivo, questa è la vera sfida. Ci sono finalmente delle buone notizie. Io, come è noto, a gennaio ho assunto questo incarico, ho capito che la parola d'ordine doveva essere quella di passare dalle norme ai cantieri, ovvero curare l'attuazione concreta della ricostruzione. Come? Abbiamo cominciato a snellire ulteriormente le norme, abbiamo dato fiducia ai sindaci, abbiamo messo a disposizione dei servizi dedicati di assistenza, perché i sindaci non possono essere lasciati da soli. La ricostruzione privata, nel primo semestre del 2023, noi abbiamo liquidato
alle imprese che sono impegnate nei cantieri del sisma per appunto la ricostruzione delle case il 22% in più delle risorse che avevamo liquidato nel primo semestre del 2022. Solo a luglio abbiamo realizzato il record 131 milioni di euro liquidati per lavorazioni effettuate nei nostri cantieri. Nei mesi scorsi noi abbiamo assegnato quasi 1 miliardo e 100 milioni ai 138 comuni che lamentavano danni alle strutture pubbliche. Allora, normalmente i tempi per avviare dei cantieri pubblici sono di 2 anni, di 3 anni. Noi abbiamo fatto un patto con i sindaci. Da un lato abbiamo garantito loro quell'assistenza tecnica di cui si diceva prima, dall'altro abbiamo chiesto loro uno sforzo. Quello sforzo di rispettare delle scadenze che potessero allontanare il rischio che i soldi assegnati rimanessero nel cassetto. Ebbene, il 18 agosto abbiamo tirato le somme di questo patto e abbiamo visto che il 95%, ripeto e sottolineo, il 95% dei lavori sono stati avviati. Bene, notizie confortanti per tutti coloro che aspettano questo momento di rinascita di quelle zone. Ed ora passiamo alla cronaca. Macerata ultimamente si trova al centro della cronaca per una serie di episodi violenti e anche arresti in sequenza. C'è chi parla di un'escalation e chi invece abbassa i toni, come il procuratore Nardone, che assicura nessun allarme. Manolita Scocco questa mattina è stata proprio a Macerata a vedere anche l'umore e a tastare il polso ai cittadini. Sentiamo. Dopo gli ultimi fatti violenti, su tutti la rissa fra stranieri a colpi di bastone e macete, prefettura e comune di Macerata corrono ai ripari. Rafforzamento dei servizi di controllo straordinario del territorio e dei pattugliamenti nelle aree più sensibili, anche con l'utilizzo di unità cinofile. Realizzazione di servizi aggiuntivi con pattuglie della polizia locale nell'area dei giardini Diaz e Piazza Pizzarello e la costituzione, a cura del comune, di un posto fisso di polizia locale, sempre nell'area dei giardini. Luogo che, a vederlo di giorno, con questo caldo, non mette certo paura, con famiglie e anziani alla ricerca di refrigerio, anche se tra la gente un po' di paura c'è. Ci dovrebbe essere un po' più di attenzione anche da parte delle autorità, Più controlli. più controlli, verificare queste persone. Le è mai capitato di avere paura, magari incontrando qualcuno? No. Paura proprio a me non è mai successo, però può succedere, visto anche considerato qualche mia conoscenza. Macerata è una città sicura? Lei come la vede? Io ci sono stata sempre Io vedo sicura. finché gli immigranti non li trattano bene, succederà sempre queste cose, perché i bianchi diranno non ce li vogliamo, perché sono rissosi. I neri lo fanno perché non hanno lavoro, perché non hanno casa e perché è così. Io avrei paura, effettivamente. Non è sicura come una volta. Per me è bellissima, calmo, tranquillo. Per Quindi non ci sono particolari me no, problemi. per altri non lo so, non c'ho minima idea. Ma soprattutto quello che c'è più bisogno di curare il cervello. Terribile schianto oggi intorno alle 14 ad Ancona. L'incidente si è verificato in via Trieste, nei pressi del Passetto, tra uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio, una ragazza di 18 anni in sella allo scooter che a causa dell'urto violento è rovinosamente caduta a terra. Sul posto 118 e polizia locale. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Torrette, però non è in pericolo di vita. Detenuti delle carceri, come tanti, non vanno in ferie, ma c'è chi tende loro una mano. Vediamo in che modo nel servizio di Camilla Cataldo. Forma i disoccupati da oltre 10 anni. Braccia aperte ollus ha coinvolto migliaia di detenuti all'interno di istituti penitenziari, effettuando corsi unici su scala nazionale. Si parla di formazione, lavoro in carcere, laboratori per persone svantaggiate. All'interno degli istituti penitenziari non sempre è possibile vivere il clima di ferie, però noi cerchiamo comunque di offrire un supporto.
Nella Regione Marche abbiamo realizzato laboratori un po' in tutti gli istituti, da Ascoli Piceno, Montacuto, Barcaglione, e a Pesaro dopo tanti anni stiamo riuscendo ad allestire un laboratorio polifunzionale da mettere a disposizione per le sezioni sia maschile che femminile per poter portare avanti questi corsi formativi. I laboratori per persone svantaggiate servono anche a fornire le competenze professionali. Fornire un supporto formativo è utilissimo su 360 gradi sia per il reinserimento sociolavorativo che per tenere occupato il tempo. I laboratori possono trattare la riparazione di elettrodomestici, i corsi di BC oppure di lavorazioni varie. Anche per superare i pregiudizi. Questo è uno scoglio da superare. Diciamo che comunque ci sono tanti volontari e alcune associazioni che si stanno avvicinando al carcere per dare una mano a queste persone. Voi consegnate anche giocattoli, colori, libri, eccetera, ai bimbi che vanno in carcere a visitare i propri genitori per portare un piccolo sorriso? Esatto, insieme alla Fondazione Wanda di Ferdinando abbiamo realizzato un progetto con l'associazione TOC APS con dei clown che incontravano i giovani che andavano a far visita ai propri parenti, e abbiamo donato diversi giochi e allestito una stanza che si chiama la Stanza Libera a Tutti. Il servizio era inserito in quel filone che stiamo trattando in questa settimana come tema tracciante, ovvero sia l'altra estate, un'estate un po' meno patinata, un po' meno da copertina, estate per chi non va in ferie, per chi vive condizioni particolari. Abbiamo visto gli anziani, abbiamo visto i centri naturalmente di raggruppamento di altre persone, oppure naturalmente la Caritas, e insomma questo servizio mirava a fare un focus su chi è detenuto e quindi ha un'estate del tutto anomala, diversa dagli altri. Questa mattina il questore di Ancona ha disposto un avviso orale nei confronti di un italiano di circa 33 anni su proposta della tenenza dei carabinieri di Falconara Marittima. Il 18 agosto scorso l'uomo era stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di arresto in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Per lui reati reiterati uniti a una condotta violenta. Ancora una breve di cronaca: i militari nei pressi del lungomare Piermanni di Civitanova Marche hanno controllato due diciottenni residenti a San Severino Marche, segnalati dal cane antidroga e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Lo stupefacente, per un totale di 4,4 grammi, è stato sottoposto a sequestro. I ragazzi sono stati segnalati alla procura segnalati alla locale prefettura. Controllato anche un 22enne residente a Sant'Elpidio a Mare, anch'egli segnalato dal cane antidroga, trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. All'interno della sua soffitta c'erano, come avete visto, 300 grammi di marijuana e circa 30 di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato, il ragazzo è stato denunciato a piedi libera alla locale autorità giudiziaria. Siamo arrivati alla rubrica che, come tutti i giovedì, si occupa di scadenze, e appunto sentiamo quali. Siamo al via col nuovo anno scolastico, ma soprattutto con le immatricolazioni alle università. E allora torniamo per un attimo a parlare di ISE, perché la particolarità che ci lega, che lega università ad ISE, è appunto il supplemento, chiamiamolo così, dell'ISE con l'ISE universitario. È un elemento fondamentale, indispensabile per avere le agevolazioni sull'iscrizione all'anno universitario. Bisogna ovviamente solo ricordarsi al momento della compilazione del modello ISE di chiedere al CAF di aggiungere per taluni figli appunto la pagina dedicata all'ISE universitario. Senza quella ovviamente non si può fare l'iscrizione avendo il possesso di ISE, però chi l'ha fatto e si è scordato di farlo, basta aggiornare appunto l'ISE già presente aggiungendoci appunto l'ISE universitario. L'unica particolarità diversa rispetto all'ISE riguardano quei nuclei familiari dove non c'è convivenza tra o separazione tra i genitori, quindi non si è tutti nello stesso nucleo familiare, perché nell'ISE universitario o in tutte quelle prestazioni che riguardano i figli vengono inclusi anche i redditi del genitore distaccato, quindi in quel caso bisognerà fare
attenzione ad aggiornare l'ISEE, ma soprattutto ad aggiornare l'ISEE con i redditi dell'altro familiare. Bene, importanti indicazioni che vi diamo grazie alle nostre rubriche. Ringraziamo Mario La Rocca per questa importante indicazione, visto che stanno ripartendo i corsi di istruzione. Allora, apriamo la pagina degli eventi, partiamo dal ROF che passa agli archivi come edizione 2023, tra quelle sicuramente da ricordare. 13.576 presenze, un incasso di 750.000 euro, una percentuale di stranieri che è salita al 50%, con in testa francesi, Germania, Austria, USA, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, insomma Giappone, Spagna, Belgio e anche dalla Russia. 39 le nazioni presenti, insomma veramente un plebiscito mondiale. Il servizio di Camilla Cataldo. Si è conclusa la 44esima edizione del Rossini Opera Festival, fiore all'occhiello dell'estate pesarese, un crocevia di musica e cultura con un soddisfacente programma nuovo e unico. Tre rappresentazioni nello stesso teatro, la Vitrifrigo Arena, sono un record, così come la scelta di proporre Edoardo e Cristina, unico spettacolo del Cigno fino a pochi giorni fa mai eseguito a Pesaro. Rarità su rarità, come le cantate. Prestigiosa la presenza del direttore d'orchestra pesarese Michele Mariotti, tornato alla base per l'occasione. Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ha riservato molte sorprese e che ha finito in bellezza con questa magnifica esecuzione ieri sera. Siamo contenti per questa che era un'edizione un po' di resistenza dal punto di vista dell'appeal generale del pubblico, perché sapevamo appunto essere un'edizione un po' di ricerca come titoli, e ovviamente ci consente di guardare con ancora più fiducia per l'anno prossimo, tra l'altro in un quadro in cui negli altri paesi d'Europa e anche altre parti d'Italia i festival hanno subito un po' di contrazioni, diciamo, dal punto di vista del pubblico. Il Teatro Rossini, contrariamente a quanto ogni tanto capita di leggere, ha terminato i propri lavori e quindi, diciamo, contiamo di riuscire a inaugurarlo entro il mese di settembre prossimo. E quindi l'edizione 2024, come abbiamo già in parte preannunciato, si svolgerà su tre teatri, anche perché avremo quattro titoli principali e non tre, con l'aggiunta anche di Un barbiere di Siviglia, con la ripresa di Pierluigi Pizzi, e quindi avremo l'inaugurazione almeno l'inaugurazione per il Rossini Opera Festival, poi se siamo bravi lo riapriremo anche prima, del Pala Scavolini, dell'Auditorium Scavolini con Bianca e Faliero, avremo il ritorno al Teatro Rossini con L'equivoco stravagante, e avremo comunque ancora almeno un anno di Vitrifigo Arena. È stato grande il successo anche per i Saloons Rossini, concerti nei borghi storici della provincia e anche per i ROF Talks, incontri tematici nei giorni delle prime. Ci sono già nuovi progetti in cantiere in vista di Pesaro 2024, come la questione della sostenibilità ambientale. Abbiamo già ottenuto degli importanti risultati simbolici ma anche concreti, come ad esempio l'azzeramento dell'utilizzo di bottigliette d'acqua, l'uso di prodotti a chilometro zero nei nostri catering e di materiali non inquinanti per quanto possibile nell'attività editoriale e anche quella di produzione. Certamente è un tema sul quale continueremo a lavorare anche in coerenza con quello che è il tema del prossimo anno, perché Pesaro sarà capitale italiana della cultura con un dossier che si chiama La natura della cultura. E questo era il ROF, e adesso spostiamoci a Rimini per un altro evento di caratura nazionale, il Meeting, dove si è parlato anche di lavoro però come vocazione, il servizio di Vittorio Bellagamba. Un bilancio della giornata dell'impresa marchigiana al Meeting. Sì, oggi abbiamo invitato le nostre imprese qui al Meeting. E abbiamo iniziato con il primo incontro con il presidente del meeting, Bernard Scholz, il presidente nazionale della Compagnia delle Opere, e poi con le imprese che sono intervenute, abbiamo assistito all'incontro sulla crescita, sull'innovazione con il ministro Giorgetti. E devo dire che alla fine, insomma, le nostre imprese, alcune erano proprio soddisfatte del fatto che comunque l'Italia, nonostante tutto, dai dati che ci sono, sta ancora crescendo. Quindi questo è stato un segnale di speranza per le nostre imprese, per le imprese marchigiane, soprattutto per quelle manifatturiere che hanno partecipato, alcune delle quali sono delle vere e proprie eccellenze italiane nel mondo, quindi insomma un bilancio molto positivo. Ora il meeting prosegue e si concluderà con l'incontro con Mattarella. Sì,
meeting proseguirà sempre con incontri sia sul lavoro, che è un tema molto importante. Abbiamo già avuto, per esempio, domenica il sottosegretario Albano, che ha fatto appunto del nostro territorio, che ha fatto un incontro con il lavoro. Oggi siamo reduci da un altro incontro sempre con il ministro Urso, e concluderemo venerdì con il presidente della Repubblica questo messaggio, che alla fine si costruisce anche attraverso un'amicizia. L'amicizia è fondamentale per costruire, fare impresa e costruire anche per il bene comune. E dal lavoro commentato parliamo di quello pratico, e adesso vi proponiamo, con l'aiuto dell'infografica, le offerte di lavoro nelle Marche che abbiamo selezionato, come sempre facciamo: a Fano, Borfos Italia, ricerca venditore o venditrice; a Fabriano invece NKD Italia SRL, ricerca commessa o commesso part-time a Civitanova Marche; Tree Experience, ricerca consulente commerciale a Grotta Zolina; Easy Work, ricerca addetto allo stampaggio; Porto d'Ascoli, SG 2021 SRL, ricerca invece addetta alle vendite. Bene, ed ora siamo arrivati in fondo e quindi vi propongo il sommario di questa edizione. Croce gialla di Ancona, tra le prime ad arrivare sul cratere del terremoto ad agosto del 2016. Ricostruzione, il commissario Castelli assicura: faremo presto e bene, strategico il patto stretto con i sindaci. Macerata, dopo le violenze il comitato per l'ordine e la sicurezza stringe le maglie, il procuratore assicura: nessuna emergenza. Il ROF chiude i battenti di una edizione da record, numeri mai visti, la conferma della formula di successo. Bene, e prima dei saluti vi voglio ricordare che se siete fuori casa e non potete guardare il televisore, avete a disposizione il nostro giornale online UTV RS, dove c'è anche la possibilità di seguire in streaming i programmi che vanno in onda sul canale 13 attraverso appunto TV Live, che vedete inquadrato in questo momento. Però avete in primo piano naturalmente gli aggiornamenti di cronaca e anche di sport, che sono naturalmente aggiornati ora per ora dai nostri collaboratori. Bene. Dopo di questo c'è naturalmente All Sport, il programma sportivo a cura della redazione di Recanati. Questo è tutto anche per questa seconda edizione, grazie per essere stati con noi, l'informazione torna domani. Arrivederci. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Inizierà a cambiare la situazione oltre Alpe, con questa perturbazione che arrecherà i primi severi temporali furiosi a nord delle Alpi. Sull'Italia invece è ancora tutto tranquillo perché c'è l'anticiclone, ma le temperature saranno eccezionalmente elevate, con punte ancora di 38-40 gradi. Ecco qui la cupola anticiclonica tra la Spagna, l'Italia e la Grecia, temperature elevate verso sera i primi temporali sulle Alpi, ma osservate come tra Svizzera, Germania, Francia ci saranno dei forti temporali anche con grandinate. Per quanto riguarda l'Italia, quindi cieli sereni o poco nuvolosi, una giornata ampiamente soleggiata, ma le temperature anche di 10 gradi oltre la media al centro nord, toccheremo nuovamente quasi 40 gradi sulla Toscana e in pianura padana. Temporali poi in serata sull'arco alpino, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Gli aggiornamenti anche per il weekend, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.